sì 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 benissimo allora se potremmo iniziare da subito a implementare la tecnologia letti smart qui a sabbioneta lo dobbiamo innanzitutto la generosità dei nostri sponsor brevemente ve li cito dottor commercialista mazzoni leonardo la banca di credito cooperativo di rivarolo mantovano greppe italiana spa la briantina spa panguanetta spa e ortofrutticola aversa srl e Adesso entriamo nel vivo del nostro congresso con la relazione Le mura di Sabionete, il sogno di un condottiero umanista. Il relatore è il professor Giovanni Sartori, presidente della società storica Viadanese, è uno storico dell'arte, un ricercatore, dottore di ricerca in storia e conservazione dei beni culturali. Esperto della cultura figurativa tra olio e po, specializzandosi sulla storia di Sabbioneta, fa parte dell'equipe internazionale che studia Gonzaga in rapporto agli Asburgo di Spagna in relazione con l'Università Complutense di Madrid. Le mura di Sabbioneta, il sogno di un condottiere urbanista, dottor Giovanni Sartori. Buongiorno a tutti, eh, un attimo che apro il PowerPoint che così riusciamo a, ad avviare la presentazione. Bene, allora io ho immaginato questo intervento per illustrare quello che c'è e quello che ormai non esiste più a Savioneta ma che c'era. È d'obbligo iniziare dalla figura del, del fondatore della città che è Vespasiano Gonzaga Colonna. Qui vedete un famoso ritratto eh, che si conserva ai musei civici di Como. E raffigura Vespasiano Gonzaga come condottiero e ha eh, voluto mettere in, in evidenza i, i, le tre mogli che lui ebbe, eh, partendo dall'alto dall eh, Diana Cardona Gonzaga. Eh, Proprio ieri sera ero seduto vicino a, ehm, al club Lions di Sciacca, ehm, che eh, ovviamente eh, è nel territorio dove eh, nacque e visse questa nobildonna, eh, fino a 12 anni circa, eh, e ehm, sotto la principessa spagnola Anna Aragona e eh, più sotto la terza moglie Margherita Gonzaga, una cugina. Eh, Solo la seconda moglie diede figlia a Vespasiano Gonzaga, una, due gemelle di cui una morì eh, a due giorni dalla nascita e sotto l'erede maschio che purtroppo arrivò all'adolescenza e, e morì a quattordicenne. Ma ieri già eh, nella eh, sua rappresentazione e drammatizzazione Giuseppe Boles eh, ha evidenziato questi aspetti. Allora, per capire Vespasiano Gonzaga e per capire questa città occorre eh, necessariamente partire da questa nobildonna che è eh, Giulia Gonzaga Colonna, eh, la quale è la vera eh, diciamo, eh, regista della fortuna di questo eh, nipote, che è napoletano, perché Vespasiano Gonzaga Colonna era napoletano, era nato eh, nel regno, nell'età di lavoro. Eh, nel 1531 eh, dico cose che eh, magari alcuni conoscono, ma eh, visto che eh, arrivate tutti da fuori, eh, per me sono scontate, ma eh, voglio dire giusto che eh, queste. Eh, nozioni vengano, vengano det dette. Allora nasce nel 1531: eh, il, la relazione tra eh, Giulia Gonzaga e il regno parte dal 1513 quando, all'età di 13 anni, pensate, fu sposata a Vespasiano Colonna, eh, il conte di Fondi, 56enne, eh, ormai vedovo della, della prima moglie, con una figlia coetanea di Giulia. e Giulia rimane vedova a 15 anni. E il clan Gonzaga, che allora era un clan potentissimo, eh, forse mi, non mi vorranno molto bene i miei colleghi di Mantova, ma Federico II, che è il grande mecenate di Giulio Romano, è quello che si occupa del rinascimento, eh, della, della grande fioritura della maniera a Mantova. Non era un uomo politico, forse era più attento alle grazie delle, delle gentildonne e alla bellezza dei suoi cavalli. L'uomo di punta di quel, in quel momento fu il grande Ferrante Gonzaga, il fratello che fu viceré di Sicilia e governatore di Milano, il braccio destro di Carlo V in Italia. E eh, Ferrante Gonzaga è il punto di riferimento di questa donna che rimane vedova a 15, a 15 anni. Lei lo considerava un fratello, e eh, Ferrante Gonzaga. Eh, Ovviamente prende la tutela di questo bambino che viene strappato alla madre all'età di 5 anni e a 4 anni è affidato alla zia che diventa la vera madre, la ve oltre alla tutrice di questo bimbo. Eh, ho voluto mettere un quadro di Paolo Cagliari veronese che è stato esposto a Vicenza in una, mostra, una bella mostra che è stata organizzata qualche mese fa, eh, questo bambino mi ricorda appunto come poteva essere Vespasiano bambinetto sotto le cure del, e la tutela di questa zia. Eh, Giulia Gonzaga è stata poi celebrata. Mh, negli anni l'attenzione è stato passata ad Arcadia, quindi a Crescimbeni e poi Benedetto Croce che l'ha eh, diciamo molto idealizzata e, e ovviamente le ha dato un abito idealista. Eh, questo è un ritratto che è, è ritornato a Mantova negli anni 30, eh, allora era a Caserta, faceva parte delle collezioni farnese e, e questa donna eh, la vedete ritratta da Sebastiano del Piombo. E qui, mh, ho voluto, mh, e non vi tedio nel, nel, nel leggere queste didascalie, le ho messe solo per complemento. Eh, questo è quanto scrive Benedetto Croce in una forma estremamente elegante eh, su eh, Giulia Gonzaga. Ecco, vi dicevo. Eh, Quell'epoca che noi tanto vagheggiamo il Rinascimento e che ovviamente dal punto di vista storiografico gli storici conoscono a fondo come un'epoca molto difficile di guerre, di divisioni, di guerre religiose, di diciamo, anche momenti molto drammatici. È un momento in cui le donne non sono emancipate come oggi intendiamo, ma le donne Vivono in funzione dei gra di grandi uomini e la loro, eh, il loro obiettivo è quello di servire questi grandi uomini, come Giulia Gonzaga fece con suo nipote. Ed il resto, non appena eh, Vespasiano Gonzaga, dal ritorno della Spagna, arriva a Sabbioneta, eh, l'obiettivo di Giulia Gonzaga è quello di trovare al nipote una moglie. E l'attenzione cade per questa nobildonna siciliana. Eh, di Chiusa, eh, Sclafani, spero di dire l'accento giusto perché sbaglio sempre l'accento tonico. Eh, e, e questa nobildonna che era la contessa di Chiusa, eh, ereditiera di un grande patrimonio nel valle di Mazzara, eh, figlia eh, e parente delle più potenti famiglie siciliane di quel momento, i Luna, per esempio, la madre Beatrice Luna faceva parte di questo potentissimo clan familiare, eh, i Gioeni. Eh, Italia Tagliavia Aragona con cui la madre si risposò, perché anche giù la Cardona aveva subito la stessa sorte della, eh, di Vespasiano Gonzaga, era rimasta orfana di padre prestissimo. La madre si era risposata con il marchese di Terranova ed era stata affidata ai nonni e all'età pensate di 11 anni era stata sposata con un ragazzino di 7. Eh, il, il figlio di, del grande Ferrante, che era allora viceré di Sicilia ed era a Palermo, tra Messina e Palermo, e questa nobildonna poi fu portata adolescente a Milano quando Ferrante. Finalmente se ne va dalla Sicilia perché per lui era diventato gravosissimo governare questa regione che è, è, era, eh, gli amici di Malta forse lo sapranno meglio dei, eh, di noi, eh, bersagliata dai corsari turchi e eh, eh, a cui bisognava porre un baluardo e la Sicilia era esposta ovviamente alle scorribande di questi cor, eh, corsari. Ehm, quando Ferrante Gonzaga diventa governatore di Milano nel 1547 si porta con sé Diana Cardona perché nel contratto matrimoniale c'era scritto che il matrimonio sarebbe diventato effettivamente valido al compimento del quattordicesimo anno di età del ragazzino perché era abile per consumare il matrimonio e si sarebbe trovato poi una donna di 17-18 anni che non avrebbe mai avuto occhi per un ragazzino di 14 che tra l'altro è delicato, molto legato alla madre, insomma, era in quel momento poco incline alla consumazione di questo matrimonio, per cui Diana Cardona a un certo punto vuole recidere forte del suo status sociale, delle sue grandi ricchezze, questo contratto matrimoniale, rimane sguarnita di marito, Ferrante Gonzaga che la amava come una figlia, non la forza, e Giulia Gonzaga, che aveva tutta la sua rete di, di informatori, eh, comincia a eh, tramare perché questa ragazza viene affidata alla sua migliore amica, che era la, la moglie del governatore di Piacenza. Questa donna era Isabella Bresegna Manrique, la quale informa Giulia Gonzaga che eh, questa, eh, questa nobildonna ormai è libera. E eh, ha visto suo nipote, si sono piaciuti e eh, il matrimonio viene celebrato a Piacenza, nella cittadella di Piacenza. Eh, mi sentite? O... Allora, io indugio su queste cose che sono cose che nascono da una serie di ricerche che sto conducendo ormai da quattro anni insieme a Tarsila Federici, che è qui nella, nella platea. Eh, abbiamo. Eh, veramente analizzato molta documentazione e mh, di recente sono stato eh, la settimana scorsa lunedì sono stato alla fondazione camillo caetani a roma dove ci sono tre buste gonzaga e, e l'archivista mi, mi chiedeva come mai sono confluite queste tre buste abbiamo cercato di capire un'idea ce la siamo fatta e stiamo ovviamente cercando di ricostruire tutte queste, eh, queste storie eh, mh, attraverso il recupero dell'archivio di Sabioneta, che è andato disperso eh, ovviamente alla fine dell'Ottocento, quindi, questo grande patrimonio di documentazione è stato smembrato e non distrutto come hanno sempre raccontato, ma è stato diviso tra rapaci collezionisti, in quel momento eh, grandi collezionisti come il marchese eh, Giuseppe Campori di Modena, per esempio. Che raccoglie, pensate, 300.000 documenti, eh, che lascia tutto al comune di Modena e oggi è in deposito presso eh, la biblioteca Estense. Quindi siamo partiti da lì e poi abbiamo capito anche dove sono andati dispersi molti altri fondi del nostro archivio. Eh, allora, Diana Cardona sposa Vespasiano Gonzaga, matrimonio che viene celebrato in segreto, viene poi approvato dall'imperatore, viene immediatamente consumato, tanto che nel 1550 Vespasiano, per la prima volta, siamo nel mese di aprile, viene qui a Sabioneta con la moglie nel castello che sua zia aveva fatto modernare in alcune stanze. E nasce l'idea di Vespasiano di creare la sua città. È un territorio che a lui era sconosciuto, perché lui era ovviamente in quel momento al servizio del, eh, di Carlo V, che qui vediamo, ma era legato soprattutto a questi tre uomini, il duca d'Alba, eh, il eh, Ferrante Gonzaga che vedete in alto a sinistra, eh, alla vostra destra scusate, e il, il cardinale Ercole Gonzaga, fratello di, del duca di Mantova e di Ferrante. Vespasiano Gonzaga comincia a prendere dei contatti molto stretti con Piacenza e la città di Sabioneta viene costruita nelle sue fortificazioni da un insieme di capimastri piacentini e viene addirittura ideata e progettata da questi maestri. Da questa recente documentazione siamo riusciti anche a capire che i lavori iniziano nel 1553, quindi abbiamo retrodatato, anno in cui Vespasiano è già affermato politicamente, seppur giovane. Anno in cui Vespasiano Gonzaga comincia a non guardare più la moglie perché ha perso la testa completamente per la favorita del cardinale Arcole Gonzaga, Camilla Palazzo degli Alberighi, una donna molto mondana, molto più grande di lui. Anno in cui Vespasiano è già sicuro delle sue grandi capacità, non solo di condottiero, ma anche di architetto militare. Pensate, Vespasiano Gonzaga è uno dei pochi nobili italiani ad essere in grado di disegnare personalmente le fortificazioni, aveva queste competenze. Partendo dall'analisi del territorio, quindi da considerazioni topografiche. E Vespasiano Gonzaga comincerà a affidare i suoi lavori a questi maestri. Adesso, qui ho messo un quadro che è a capo di Monte, ehm, e ho messo la firma del suo sovrastante alle fabbriche, che è Giovan Pietro Bottaccio, Bottazzo, eh, che è quello che di fatto eh, segue i lavori di costruzione della città. E eh, Con lui. Muratori piacentini che vengono ovviamente al seguito e che si sposano a Sabbioneta perché comunque hanno il lavoro garantito. Per cui, nel libro dei matrimoni, che eh, il parroco che è qui presente, Don Samuele Riva, conserva in un archivio che è stato tutto risistemato e valorizzato, eh, si intravedono, cioè si incontra ogni tanto, eh, la tal donna di Sabbioneta che sposa eh, un muratore piacentino. C'è cioè scritta la professione anche. Per cui questa gente eh, si stabilisce e vive qui nella città. Qui ho voluto mettere eh, una pianta di sabbioneta con gli anni in cui vengono realizzate le fortificazioni eh, dall'analisi della documentazione. Quindi i lavori partono intorno al 1553, eh, si parte da in basso a, alla vostra destra e si, fa, si lavora in senso orario. Eh, i, I punti più salienti sono nel 57 il lavoro al mezzo baluardo. Perché è quello dove finisce la freccia è un'addizione che viene aggiunta negli anni 1586. Quindi è una, è una eh, eh, diciamo una. Eh, ruberò poco tempo, eh, perché ho visto che ci siamo molto dilungati e non voglio tediarvi con discorsi tecnici, per cui adesso mi soffermo un attimo sulle mura, poi faccio una carrellata di immagini così vedete un po' le cose. Da cosa abbiamo capito questa cosa? Io ho disegnato in verde anche il profilo delle mura come doveva presentarsi negli anni 60, da una pianta di Sabioneta che è stata ritrovata, pensate, pubblicata da Alicia Camara a Madrid eh, l'anno scorso, eh, due anni fa e che io mi sono fatto mandare, eh, forte delle mie eh, diciamo, conoscenze, eh, presso l'Università Complutense Madrid, eh, presso la quale sono già stato per tenere due conferenze su Vespasiano Gonzaga, e questa è la pianta che Vespasiano Gonzaga aveva con sé in Spagna e che poi viene data da ehm, Antonio Herrera, suo segretario all'inizio del 600, a Filippo III, re di Spagna, come esempio impeccabile di fortificazione, come uno dei modelli più importanti di città fortificate. Guardate che manca il baluardo che io vi ho eh, so eh, evidenziato e per vostra comodità ho fatto questo grafico. <ride> allora vedete eh, il mezzo baluardo dove si trovava. Quello che è cerchiato insieme alla rocca. Allora, queste strutture non esistono più. La Rocca, che era un poderoso edificio, è stato atterrato nel 1786 per volere del governo austriaco, per cui insomma siamo negli anni in cui l'imperatore Giuseppe II dispone l'atterramento di questa rocca. La politica degli austriaci e austro-ungarica era stata molto chiara: distruggere le rocche per svidire eh, l'indipendenza e l'autonomia delle comunità e eh, eliminare gli archivi per cancellarne la memoria storica. Questo è stato il, è, è stato il fine dell'amministrazione austriaca, eh, momento anche molto prospero dal punto di vista economico e di crescita. Eh, grande sviluppo avranno gli ordini religiosi e, e, e ovviamente. Chi ne beneficia in questo momento non è più eh, l'idea dello Stato e dell'indipendenza come città-Stato, perché Sabienete fu la capitale di un piccolo Stato, eh, ma soprattutto la Chiesa. Infatti in quel momento noi abbiamo una grossa fioritura artistica, soprattutto negli edifici religiosi. Allora, questa pianta l'abbiamo trovata, per cui è ad oggi la pianta più antica di sabbioneta, datata in, in, eh, alla fine del sesto decennio del Cinquecento. Però eh, all'inizio degli anni 2000 eh, Umberto Maffezzoli, che è stato un grande studioso delle, delle cose di sabbioneta, aveva già ipotizzato questa cosa e l'aveva disegnato, quindi sì, ignaro di quella pianta, e questa è una conferma all'intuizione che eh, Umberto Maffezoli aveva avuto. I lavori iniziano soprattutto con la costruzione. Ritorno un attimo indietro perché vi mostro le frecce. Allora, vedete gli ingressi dove sono? Considerate la freccia dal basso, quindi si entrava dalla rocca e poi si entrava da sinistra, Porta Vittoria, perché l'odierna porta imperiale che è stata costruita agli inizi degli anni 70 del 500 è un'addizione successiva. Quindi la città era tutta chiusa, c'era un unico accesso e poi l'accesso era dal castello e vedete che è bene in evidenza il ponte che porta tra le due torri, che sono ancora presenti, eh? Mozze, ma ci sono ancora. Eh, L'ingresso era dal castello. Per cui Porta Vittoria è questa che vedete. Vi ho anche posto ehm, un'immagine dall'alto dove vedete la cortina tra i, i baluardi Santa Maria che è quello sulla destra e eh, San Nicolò che è quello sulla sinistra e la Porta Vittoria al centro della cortina. Qui dall'alto eh, il baluardo San Giorgio di cui abbiamo addirittura il contratto di costruzione, molto belli anche da vedere questi contratti. Eh, generalmente è quello che eh, lamento anche come, come presidente della società storica, eh, pochi giovani che aderiscono quasi assenti. I giovani di oggi incapaci di trattare questa documentazione perché eh, io lo vedo, sono docente nelle scuole secondarie di primo grado. Quando scelgono di andare alle superiori scelgono i licei sportivo, psicopedagogico, basta non fare il latino perché il latino non si può più studiare. No? e poi non sono più in grado di entrare negli archivi a leggere questi documenti. Di fatto però Vespasiano lavora sui trattati di architettura e questo è il trattato di architettura che Vespasiano approva, ce lo dice l'autore che è Girolamo Cattaneo nella, eh, nel proemio, quindi nell'introduzione. Sottolineando il fatto che il buon principe non deve affezionarsi a luoghi a lui cari oppure a luoghi in cui sono già presenti fortificazioni dei suoi antenati, ma deve studiare il territorio, deve creare la fortezza facile da difendere ma anche facile da gestire. E Molto, diciamo, una fortezza che riesca a disorientare i nemici. Infatti, Sabbioneta non è per nulla simmetrica, ma eh, la sua pianta, la sua struttura è una pianta asimmetrica perché in ogni angolatura in cui un eventuale esercito assediante avesse attaccato la città si sarebbe trovato di fronte ad una situazione completa nuova, completamente nuova e diversa. Ma Vespasiano studia anche Vitruvio, questo l'aveva nella sua biblioteca, abbiamo trovato nel 2015 la lista dei libri di questa libreria grande che fu dispersa alla morte di Vespasiano. E Vespasiano celebra la sua immagine come idalgo spagnolo, come condottiero, questo è uno, uno dei ritratti più celebri di Vespasiano, si trova a Palazzo Ducale, fa parte di una cavalcata linea. E Vespasiano lo vedete come condottiero con l'armatura da parata, il bastone del comando e soprattutto il Tosondoro ben in evidenza, onorificenza che lui ottiene alla fine della sua lunga vita di uomo estremamente ambizioso. Vespasiano aveva una grandissima ambizione, era estremamente consapevole della sua posizione sociale, era anche una persona spigolosa di carattere, così ce lo descrivono gli ambasciatori, e era un uomo però che amava molto circondarsi di cose molto belle. E eh, in questi anni noi abbiamo anche trovato oggetti che ormai sono fuori, addirittura questa è l'armatura da giostra di Vespasiano Gonzaga, che si, chiama, si trova all'armeria di Vienna, e che Vespasiano Gonzaga aveva donato l'ultimo mese della sua vita all'arciduca d'Austria, affinché appunto fosse all'interno di eh, questa teoria di eh, armature dei grandi uomini, degli uomini illustri. E manda anche questo ritratto suo, al, eh, al fine che fosse realizzato il manichino per indossare, far indossare l'armatura. Vespasiano vestiva di nero, non perché fosse il lutto, eh, sappiamo che il nero allora era il colore più costoso da ottenere, quindi vestire di nero voleva dire eh, esibire al massimo la propria magnificenza. Vespasiano fu sempre attento a questa cosa. Ma Vespasiano ebbe anche una figlia, chiamò eh, veramente molto, così ci dicono gli ambasciatori, per cui non è una, diciamo, un'affermazione romantica che faccio perché sono campanilista, e questa è Isabella Gonzaga, la vedete a destra, col marito che Vespasiano sceglie, non vuole un feudatario eh, padano, non vuole un signore di questi territori, vuole il più ricco, nobile, napoletano, che eh, famiglia che lui conosceva dalla sua adolescenza, dalla sua infanzia, è eh, Icarafa, principe di Stigliano. Per cui questo signore è Luigi Carafa, principe di Stigliano, la figlia che poi era stata mandata alla madre e cresciuta nel regno, eh, viene sposata là. E la figlia è la vera... Eh, eh, diciamo dopo, la, dopo Giulia Gonzaga, che questa bambina non conosce perché Giulia Gonzaga muore l'anno dopo che questa piccola bimba, cioè questa donna, adesso, ma eh, quando era bambina, una piccola bambina di un anno, non, ha, non ebbe modo di conoscere Giulia Gonzaga. Subentra poi, dopo la morte del, del padre, Isabella a costruire la fama e la memoria del padre facendo scrivere le prime biografie, esaltandone le qualità. Ecco. Eh, non bisogna mai dimenticare che la storia la scrivono i vincitori, per cui eh, la storia va sempre poi analizzata nel contesto in cui eh, queste, queste vicende vengono scritte. Eh, ed era passato sul mercato antiquario qualche anno fa questo frontespizio, che probabilmente è un, un disegno preparatorio per un libello eh, in cui si eh, voleva descrivere la biografia di Vespasiano Gonzaga. Al centro c'è il suo rit ritratto, eh, a destra e a sinistra. Sui capitelli ci sono i busti della madre eh, Anna Aragona di questa donna eh, Isabella, figlia di Vespasiano, e della nonna paterna che è, è ovviamente eh, Isabella Colonna. Quindi le due donne che effettivamente questa, eh, questa ragazzina ebbe più care. Questa è la piazza ducale di Sabbioneta, di fronte, un tempo, vi era questa statua di Leone Leoni eh, nel 1565. In quegli anni eh, le, le mura di Sabionetta sono costruite e finite, 10 anni di lavori, per cui in 10 anni, eh, mentre i piacentini a Piacenza in 10 anni fanno i terapieni e poi fanno le mura, a Sabionetta in 10 anni i lavori si concludono, perché Vespasiano ha la necessità di chiudere questa città perché comunque eh, la posizione in cui noi eh, abitiamo è una posizione all'epoca era fondamentale dal punto di vista strategico, qui confluiscono i colatori del Cremonese, quindi... Eh, i no, i nostri, eh, que, tu, que, tutti questi canali eh, che, che in parte sono anche artificiali. Eh, C'è la confluenza poco distante da Savioneta del, dell'olio nel Po. Eh, il medio tratto del Po tra Casalmaggiore e Brescello era uno dei, dei punti strategicamente più importanti in quell'epoca. E avere un presidio militare, una fortezza in questa posizione era fondamentale, soprattutto nella politica degli Asburgo eh, di Spagna. E eh, non a caso poi Vespasiano Gonzaga si sposerà con una principessa spagnola. Il palazzo ducale è ormai è un palazzo vuoto. Isabella aveva ereditato tutto quello che il padre gli aveva lasciato, eh, ma eh, come donna in area padana non aveva alcuna eh, ehm, possibilità giuridica di poter succedere in questo piccolo Stato, per cui forte invece di aver già dato un figlio maschio può eh, pretendere la successione nel Regno. Quindi, nel regno di Napoli, tutte le baronie eh, tra gli Abruzzi e la campagna che di cui Vespasiano era proprietario, ereditate dalla madre e dalla zia, passano alla figlia. Questo stato di Sabbioneta, invece, è, eh, i, i, costituisce un problema nella successione e una forte lite che si sviluppa con i duchi di Mantova, che poi l'imperatore dirimerà a favore appunto di Vincenzo I Gonzaga, che diventerà. E assorbirà i territori di Sabbioneta nel territorio mantovano. Questi sono territori cremonesi, siamo alla sponda sinistra del fiume Oglio rispetto a, a, a Mantova, siamo tuttora nella diocesi di Cremona e sono territori, come vi dicevo, di confine, quindi, eh, come giustamente diceva il sindaco, siamo equidistanti nelle città di Cremona, Parma, Mantova, Reggio, quindi, una posizione fondamentale per il controllo della pianura padana. Eh, qui Vespasiano Gonzaga ama gli imperatori, le copie da Tiziano, Bernardino Campi è il suo pittore di corte che realizza, ma questi sono dati dispersi. Qui abbiamo fatto una ricostruzione, vedrete nelle visite guidate oggi per chi parteciperà. E qui ho messo un, un paio di immagini. La cosa più bella è che Vespasiano possedeva il trionfo della morte di Bruegel ed era nella sua collezione, quindi. Ehm, è molto tempo che desidero avere un par di quadri di pittura di Girolamo Bosco, almeno eh, quei buoni eh, pittori suoi seguaci. Allora, il Guicciardini nella descrizione dei Paesi Bassi dice che Bruegel è il secondo Girolamo Bosco. Quindi non è Bosch questo, ma è proprio Bruegel. E Vespasiano Gonzaga aveva nella sua collezione questo quadro che ho già al Prado. Quando ho relazionato a Madrid ero di fronte alla direttrice del Prado, e proprio il pomeriggio prima ero stato nel museo a visitarlo e quando mi sono trovato di fronte al quadro di Bruegel, ho fatto l'italiano indisciplinato e ho scattato una foto, sono stato ripreso malamente dal custode di sala che c'era, la direttrice del Prado si è messa a ridere quando ho raccontato questa cosa, la cosa divertente, non divertente, triste per me è che dopo di me, dopo questa piazzata del, del custode di turno, è arrivato un altro visitatore, si è piazzato davanti al quadro, ha preso le misure, si è fatto la foto e nessuno ha detto niente. Quindi io, a, a voglia di dire in italiano, ma ce cioè, abito vicino al palazzo dove il quadro era stato conservato fino a... Alla fine del Cinquecento. Ora, questo quadro viene ereditato ovviamente da, Gi da Isabella e se lo porta via, perché si porta via 14 carri di oggetti da Sabioneta quando viene sottratto a lei lo stato di Sabioneta. Rimane la fortezza, una fortezza che ha valore ancora militare. Ma diventa una pertenenza che deve riscattare ai duchi di Mantova pagandola profumatamente. 140.000 scudi d'oro. Pensate che Isabella Gonzaga portava un milione e mezzo di scudi d'oro in dote ai Carafa di Napoli. Quindi sarà poi la donna più ricca e più in vista di Napoli. Questo è un piccolo eh, diciamo, eh, stipetto della figlia. Questo è l'astrolabio che Vespasiano riceve in dono dall'imperatore Rodolfo II durante il suo soggiorno a Praga. Questo è il, forse il pezzo più raffinato della collezione archeologica di Vespasiano Gonzaga, che oggi è il Palazzo di San Sebastiano, Museo della città, a Mantova. È una copia dall'antico, una copia di uno scultore del Cinquecento che copia Prassitele. Questo è un Cupido dormiente. Questo quadro di cui ho, ho ehm, seguito le vicende con l'arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini. Mi piace dirla tutta perché a Napoli queste cose i napoletani sono molto attenti. Allora, questi sono i confratelli. Che hanno tra di loro c'è il presidente della Cassazione e eh, il vicepresidente della Camera nel nello scorso governo. e eh, Sono titolari di ben 800 immobili a Napoli e dell'ospedale per i, pe i pellegrini di, di Napoli e loro hanno questo quadro perché ai primi ceri della confraternita furono i Carafa e eh, fu donato questo quadro a loro che arriva da Sabbioneta. Perché era una cosa di Isabella. E la vicenda è particolare perché pensate, quando è stato restaurato questo quadro che ho, eh, ho seguito il restauro eh, nel Settecento era stato coperto il braccio perché era poco sconveniente che Santa Cecilia avesse il braccio nudo per cui hanno tolto la dipintura della, della manica. E, mm, e hanno scoperto, pensate, che quel verde del manto che qui rende poco è fatto con gli smeraldi tritati, un verde che non, può, non, non vira, perché di solito i verdi virano nel tempo, invece questo verde è fatto con gli smeraldi tritati. Vespasiano Gonzaga dà a Bernardino Campi, eh, diciamo, allarga le corde della borsa e, e concede lui il somme. Per i quali, per, con, i, con le quali Bernardino Campi, nella sua grande professionalità, era un maestro estremamente apprezzato, conosciuto e ben pagato, poteva avvalersi delle migliori, eh, dei migliori eh, diciamo, prodotti e, e, e per, per esercitare l'attività della pittura, quindi comprava lui colori eh, e, e anche eh, pietre preziose. Questo quadro invece è esposto al Museo di, eh, del Ducato nella Chiesa di San Rocco, è, è un quadro eh, che raffigura l'assunta di eh, Bernardino Campi, pala, la, la pala, cioè una copia dell'assunta che era a San Domenico, a Cremona. Questo quadro è stato restaurato da Giuseppe Diotti di Casalmaggiore, un magistrale al restauro. Quindi, quando, deciso, quando è stato deciso negli anni 90 di restaurare il quadro, ci si è fermati di fronte a questo magistrale al restauro di questo grandissimo pittore dell'Ottocento. Pochi sanno che Diotti era, secondo Daiez, uno dei più grandi pittori dell'Ottocento. Eh, Barbara Furlotti di recente ha capito che questo quadro era sabbioneta e fu il dono nuziale che Ercole Gonzaga regala a Vespasiano durante il primo matrimonio con eh, Diana Cardona. Un'opera che per un prelato era scomodo nonostante eh, Ercole Gonzaga avesse quattro figli con, il favore, con, le donne, con una donna che lui frequentava e eh, mh, frequentasse Camilla Palazzo, per cui insomma... Eh, era tutt'altro che casto nelle sue scelte. Eh, però questi quadri di grande dimensione erano lascivi e poco, eh, poco adatti per un pre prelato. Ercole Gonzaga fu l'ultimo presidente del Concilio di Trento, una delle figure eminenti in quel momento del, in Curia e nell'Italia nell della metà del Cinquecento. Questo oggi è l'Ermitage. Ed è stato prestato a Mantova prima di tutti gli eventi che si sono scatenati tra Russia e Ucraina, adesso credo che i rapporti ci sono, rapporti culturali con l'Ermitage, però è più difficile muovere queste, queste opere. Poi a Sabineto abbiamo anche una coppia della Madonna del Divino Amore di Raffaello, una copia, copie che allora si consideravano come quasi originali. Quindi Raffaello era un pittore che nelle collezioni doveva essere ben rappresentato. Oggi, questa è in sacrestia, l'originale di Giovan Francesco Penni eh, è invece a Capodimonte. Alcuni libri della biblioteca di Vespasiano tra Napoli e Madrid. Eh, questo testo molto importante che è la Cremona Fedelissima, con, eh, allora, Cremona Fedelissima 1584, Antonio Campi. Eh, in cui c'è il contado di Cremona, tra cui anche Sabionetto, ed è citato Vespasiano in alcuni passi, e la Gerusalemme liberata Bartoli del 1590, con i disegni di Bernardo Castello e incisioni di Agostino Carracci, sono i testi più importanti del Cinquecento italiano e Vespasiano li aveva nella sua collezione. Scamozzi, sentivo prima. Forse la delegazione di Marostica che ha visto Scamozzi dice, c'è Scamozzi qua, insomma sì, Vespasiano era Patrizio Veneziano, eh, nonostante l'aristocrazia veneta fosse rimasta un po' stranita quando Pasquale Cicogna e il doge lo chiama nel 1587 per concedergli il titolo di Patrizio Veneto, però Vespasiano incontra Scamozzi e gli dice vieni a Sabioneta a realizzarmi il teatro e Scamozzi accetta di buon grado ed è l'unico edificio che viene realizzato al di fuori della Serenissima da questo grandissimo architetto. Quindi, quindi abbiamo anche questo primato di avere questo edificio. E aveva anche inciso, le, eh, fa, fatto disegni e fatto incidere delle vedute di Roma. E, e vedete che proprio qua ci sono eh, il, diciamo, questi archi di trionfo. Se guardate bene il frontespizio del, del, del libro e osservate l'impaginatura architettonica di questi archi trionfali, quasi, sono quasi identici, se non fosse per il timpano. Questo razzo invece è, è a Capodimonte, quando uno entra a Capodimonte, entra nella stanza dei Tiziano, la prima cosa che si trova a sinistra si trova questo razzo che era Sabbioneta e Vespasiano l'aveva avuto dai fatti di Piacenza, quando nel luglio del 1547 viene ucciso Pierluigi Farnese, eh, in una congiura ordita da ehm, Carlo V ma agita da Ferrante Gonzaga eh, quando lo racconto ai miei studenti mi piace anche indugiare un po' sulle cose macabre perché così risveglio l'attenzione allora per essere sicuri di ammazzarlo l'hanno pugnalato e poi l'hanno buttato dalla torre ma l'hanno buttato verso la piazza perché non si poteva buttare dal cortile interno perché doveva essere ben evidente che il Farnese fosse stato eliminato okay? e, e viene trafugato uno degli arazzi eh, su cartone di, di Salviati, di Francesco Salviati un altro oggetto che oggi è a Mantova, che è stato restaurato da Intesa San Paolo qualche tempo fa e che Pisanello aveva visto Roma. L'aveva disegnato negli anni 40 del 400 che spogliano acquista. Questa storia è la storia di questa bambina con ipertricotica. Isabella vuole una bambina pelosa da esibire come cagnolino, come mh, attrazione, nonostante fosse un difetto fisico e fosse ovviamente una, donna, una ragazzina come tutte le altre. E poi eh, il busto di, eh, del grande duca d'Alba che Vespasiano aveva nella nicchia di questo camino che è, è nel, nella sala d'oro. Questo è nelle collezioni di Windsor, eh, oggi nelle collezioni reali di Windsor. Mi avvio alla conclusione, ritorniamo alle mura. Eh, cento anni fa eh, l'allora sindaco, un giolittiano, Costante Bone, eh, decide di dar lavoro ai reduci della Grande Guerra, eh, eh, avevamo appena passato il Biagno Rosso, era un momento molto caldo per l'Italia, eh, chiede al sovrintendente di Verona di poter aprire un, un passo carraio, sfumata l'occasione di demolire questa cinta nel 19, 1915. E, eh, Ahimè, purtroppo, ma per fortuna, quando il 24 maggio di quell'anno l'Italia, dopo il trattato, il trattato segreto di Londra, entra in guerra, eh, ovviamente non c'è più tempo e necessità di demolire una cinta muraria di un'antica città, ma i soldi devono essere rivolti eh, al fronte eh, esterno. Per cui Sabbioneta rimane illesa, diciamo. A causa e per conseguenza della Grande Guerra. Ma subito dopo la Grande Guerra, per dar da lavoro a questi reduci, eh, viene demolita un'intera cortina. Oggi la cinta muraria di Savioneta manca di un'intera cortina, quella tra i baluardi San Nicolò e San Giovanni, e eh, però eh, le amministrazioni nel corso del tempo sono eh, rimaste molto sensibili. Eh, sono stato amministratore anch'io per un mandato amministrativo con eh, l'onorevole Gianni Fava, in opposizione lui io, al comando, al governo, non al comando. Eh, è sempre stato un confronto diciamo, mh, vivace, ma anche insomma, in, cre in crescita. E abbiamo, mh, avevo nel mio smartphone ancora alcune foto dei restauri che erano stati condotti, perché c'è un'attenzione continua dagli anni '80 ad oggi nel recupero e nel restauro di questa, eh, questo manufatto che è quello fondante della nostra città. E grande merito va all'amministrazione comunale di Sabioneta oggi che eh, ho visto ha fatto con la di Tazzimut, eh, mi corregga il sindaco se sbaglio, un importante lavoro di eh, pulitura delle mura perché queste mura hanno necessità, lo sapete tutti meglio di me, di un, un ordinario lavoro di manutenzione che è costoso perché prevede degli investimenti anche importanti. Ho voluto mettere anche l'immagine di questo capomastro che eh, 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 aveva eh, diretto i lavori e mi ricordo che mi, mi diceva queste cose quando andavo sui ponteggi. Hai visto questo muro come dritto, ma l'hanno fatto 400 anni fa, non ha ancora fatto una piega, questo per dirvi l'eccellenza di questi manufatti realizzati eh, in, eh, in maniera magistrale con dei contratti.